Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Posso farcela. Purtroppo è un periodo completamente pieno per me. Vi chiedo scusa, ma sapete che sto studiando come una matta e sto anche facendo il servizio civile. Finalmente dopo tantissimo tempo facciamo un nuovo book tag. Siccome a me piace tantissimo girare questi tipi di video e rispondere a delle domande, perché si può parlare di libri in modo semplice e veloce senza che vi siano problemi di sorta. Quello che vorrei proporvi oggi è il The Classics Book Tag, quindi un tag sui libri classici. Io, come sapete, non sono una grandissima fruitrice di libri classici, non per un motivo specifico, non perché mi spaventino, semplicemente perché cerco, diciamo, di barcamenarmi più o meno verso tanti generi, e quindi certe volte tipo i classici li lascio lì. Però nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, sto cercando di leggerne quanti più possibile, perché ovviamente sono quelli che danno la base alla letteratura. La prima domanda dice: un classico molto apprezzato ma che a te non è piaciuto. Io vi propongo Cime tempestose di Emily Bronte. Lo so che mi prenderete con i forconi e le fiaccole, mi brucerete a rogo, però è un libro che mi ha lasciata un po' basita. Vi lascerò il wrap up nel quale ne parlo su nelle schede, in modo tale da poter andare a farvi un'idea della motivazione generale. Vi posso qui dire semplicemente che questo qui è stato un libro per me un po' pesante, ma non è sicuramente la motivazione principale che non me lo fa apprezzare. Sicuramente non ho trovato la storia interessante per quanto mi riguarda, ma devo dire che ho cambiato un po' bandiera nell'ultimo periodo, perché se prima dicevo che questo libro non l'avrei mai più riletto, ad oggi vi dico che probabilmente lo rileggerei, semplicemente perché trovo che vi sia un mondo dietro questo libro, perché è una storia che tratta veramente di generazioni comunque, quindi non è una storia semplice, è una storia molto molto difficile, molto angusta e sicuramente complessa. Credo che le tematiche affrontate siano delle tematiche spigolose, diciamo così, però per me il modo in cui è stato trattato l'argomento non mi ha suscitato, diciamo così, tante emozioni. I personaggi non mi sono piaciuti, la protagonista veramente è odiosa, io non l'ho sopportata. Sicuramente la parte che preferisco è la seconda, quindi quando si ha quel salto generazionale, ma in generale il libro non è stato da me molto apprezzato. Il periodo storico di cui preferisci leggere. Allora, sicuramente io adoro moltissimo il periodo romantico, il periodo dei poeti maledetti, quindi sicuramente l'Ottocento. Mi piacciono anche i primi del Novecento o anche la Belle Époque. Queste correnti un po' particolari, quindi dalla metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, mi stuzzicano particolarmente. Io vi ricorderei anche, per esempio, la letteratura mystery gotica, che in quel periodo era veramente veramente forte. La fiaba che preferisci. E quindi sì, come penso abbiate capito, Peter Pan è il mio racconto fiaba preferito. In generale, secondo me, Barry ha ideato un mondo meraviglioso ed è stata praticamente l'unica fiaba, l'unico romanzo che io ho letto in diverse versioni e in molteplici retelling, perché solitamente a me non interessano molto i retelling, non so perché, però insomma, tant'è. Per me significa appunto il romanzo, la storia che ha plasmato la persona che sento d'essere adesso. Qual è il classico che ti imbarazza non avere ancora letto? Sicuramente ce ne sono tanti, come vi ho detto, non ho letto moltissimi classici, ma me ne è venuto in mente uno in particolare, che è Madame Bovary. Io Madame Bovary dovevo leggerlo, se non sbaglio, in quarta superiore, ma non l'ho fatto perché avevo acquistato un'edizione della Newton Compton con tutti i romanzi di Flaubert,
e non ce la facevo a leggerlo lì su, è stato veramente deleterio, infatti quel libro l'ho scambiato tra l'altro. E quindi sto attendendo una versione tra virgolette migliore per poterlo leggere, perché credo possa rientrare nei miei gusti, essendo comunque un romanzo molto descrittivo. Ovviamente il periodo storico nel quale è stato scritto è il periodo che io preferisco, per cui sicuramente sarà un libro che leggerò, non so quando, ma sono sicura che accadrà. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo libro, perché una mia amica l'ha letto e non le è piaciuto molto, lo ha trovato parecchio pesante e non nelle sue corde, quindi attendo il vostro giudizio. Un classico che desideri leggere a breve, ve ne ho già parlato, è Lui, cioè Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Questa è un'edizione che ho preso quest'estate con il Corriere, non ricordo adesso. È un'edizione splendida, molto evocativo della nostra contemporaneità, del design contemporaneo di questo pattern molto geometrico, quindi sicuramente un'edizione splendida. Non ho mai letto la Austen e questa è una mancanza che davvero mi lacera. Un libro preferito moderno basato su un classico. Vi faccio vedere un libro che vi ho appena mostrato, ovvero La vera storia di Capitan Uncino. Io ve l'ho detto, non leggo retelling, non lo so, non mi ispirano molto, anche se devo dire che sono un bel espediente per trovare delle vie nuove a delle storie comunque magari datate che non rispecchiano più gli ideali di una determinata società. Questo qui invece è stato un libro che ho adorato, ve ne ho parlato nei libri top 10 dei miei libri preferiti o libri della mia adolescenza, non ricordo, comunque ve lo linko su nelle schede, ed è un titolo che mi è piaciuto da morire. È un titolo che mi è piaciuto da morire. Questo è scritto da Pier Domenico Baccalari, un autore italiano che scrive romanzi per bambini o adolescenti, e trovo sia stato divino, l'ho amato, l'ho prestato a moltissime persone che lo hanno apprezzato, e anche qualcuno di voi mi ha detto che l'ho letto ed è stato davvero una bella scoperta. Ve lo consiglio tantissimo perché per me davvero rappresenta la scoperta della controparte. Versione cinematografica e serie TV preferita basata su un classico. Io ve le nomino tutte e due perché per me una delle rappresentazioni cinematografiche più belle basate su un classico è stata questa, ovvero Il fantasma dell'opera di Leroux. Io ho adorato il film Il fantasma dell'opera, il musical però, perché esiste anche la versione di Dario Argento che comunque era fighissima, mi piace Dario Argento, davvero particolarissimo e molto nelle mie corde, però devo dire che il musical mi è piaciuto 100.000 volte di più. È stato reso, non voglio dire alla perfezione perché il romanzo risulta differente rispetto a ciò che succede appunto nel film, però devo dire che secondo me è splendido e supera di gran lunga il romanzo. A me Il fantasma dell'opera non è piaciuto molto, l'ho letto tantissimi anni fa, devo dire che mi aspettavo davvero molto di più. In realtà è un romanzo secondo me pesante, che forse non arriva a conclusione, anche se la parte nella quale si parla di Eric, quindi appunto del fantasma dell'opera, è davvero molto toccante, molto profonda. Però per il resto il romanzo non mi è piaciuto granché, avevo delle aspettative sicuramente più alte, quindi Il fantasma dell'opera come traduzione cinematografica migliore di un classico davvero splendida. Invece per quanto riguarda la serie TV non potevo che nominarvi Sherlock Holmes, quindi Sherlock, la serie TV più bella di tutti i tempi, probabilmente ha superato davvero tutte le altre serie TV che ho adorato, ma è davvero meravigliosa. Gli attori, cioè Martin Freeman e Benedict Cumberbatch, sono meravigliosi, fenomenali, hanno dato delle interpretazioni dei personaggi veramente impeccabili e sono splendidi, io non ce la posso fare. Ovviamente vi consiglio tutti i libri di Sherlock Holmes perché Conan Doyle è stato davvero un genio, io lo adoro. Però guardate la serie TV perché è davvero meravigliosa, basata sui classici ma con un tocco spettacolare di contemporaneità. Peggiore adattamento cinematografico di un classico. Allora, questo qui in realtà non è un classico, però diciamo che lo è diventato perché è apprezzato e amato da tutti. Sto parlando di Memorie di una Geisha di Arthur Golden. Questo è un libro che io ho adorato, è strapopolare, è un romanzo bellissimo che io non classificherei tanto come mainstream, nel senso
brutto della parola. La storia è raccontata nel migliore dei modi. Arthur Gordon ha fatto uno studio veramente approfondito di quella che è la cultura giapponese, pur essendo ovviamente un occidentale, quindi pur non entrando completamente a far parte di quella cultura che è appunto orientale giapponese, una cultura veramente a sé stante che non può essere fatta rientrare in alcun circuito culturale o matrice perché è davvero peculiare e indipendente. Però devo dire che il racconto è stato davvero splendido. Il film, secondo me, non è proprio orribile, è un film sicuramente molto commerciale, realizzato sulla scia della popolarità del romanzo, però secondo me poteva essere fatto 100.000 volte meglio, perché secondo me è molto riduttivo rispetto a quello che si trova nel libro. Edizioni preferite di classici che ti piacerebbe collezionare? Sicuramente, non ho dubbi, le edizioni illustrate della Burr, quelle grandi, tutte con le illustrazioni interne sono grandi, belle, di classici tipo Moby Dick, c'è Peter Pan, c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, ci sono le Mille e una Notte, secondo me è davvero spettacolare, le hanno fatte splendide, solo che costano un bel po'. E poi mi piace tantissimo l'edizione, penso che è una cosa un po' comune, quelle della Penguin English Library, se non sbaglio, sono quelli piccolini neri, o anche quelli da collezione con le copertine colorate, sempre dei classici, che sono splendide, davvero bellissime. Vi metterò anche in questo caso le foto. Un classico non molto considerato che ti senti di consigliare? Anche in questo caso non nutro alcun dubbio, e più posso parlarvene meglio è, ve lo assicuro, leggete Uomini e topi di John Steinbeck. Questo è uno dei libri che ho letto in quest'anno, quindi nel 2017, ed è uno dei miei preferiti, quindi sicuramente finirà nella top 10 dei libri del 2017. Questo lo leggete in una sera, un paio d'ore, nemmeno un'oretta, sono pochissime pagine ed è meraviglioso. Io ancora a guardarlo adesso ho un po' timore nel rileggerlo, ma sicuramente lo rileggerò perché è davvero strepitoso. Io ancora sento tutte le emozioni che mi ha suscitato, soprattutto nell'ultima parte. È davvero un romanzo struggente, io non saprei proprio come descriverlo, ma sicuramente vi linkerò il video nel quale ve ne parlo, il wrap up, su nelle schede, in modo tale da poter andare ad approfondire, e vi posso assicurare non ne uscirete bene, ma ne uscirete bene, nel senso che è un romanzo molto molto crudo, molto toccante, ma ne uscirete bene sicuramente, anche perché vi darà qualcosa. Quindi non è un romanzo che leggete e vi piace, oh sì che bello, bla 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 bla, ma vi darà qualcosa, vi aiuterà a crescere, quindi mettetelo nella vostra libreria. È un romanzo che si legge in pochissimo tempo, davvero pochissimo tempo, recuperatelo, perché secondo me è troppo sottovalutato, ma è di una bellezza assurda. Io l'ho letto all'inizio anno e ancora lo sento davvero particolarmente vicino. Quindi questo era il The Classics Book Tag, spero vi sia piaciuto, spero che le risposte siano state esaustive, fatemi sapere le vostre, io ovviamente taggo tutti voi, tutti indistintamente, lasciatemi le risposte giù nell'info box, perché mi piacerebbe scoprire altri classici, e quindi consigliatemene di molti, magari letture abbastanza brevi perché, come vi ho detto, è un periodo parecchio impegnato. Fatemi sapere cosa ve ne è parso del video, ci vediamo nel prossimo. Ciao!